Questa volta la zona Foggia non ha funzionato, questa volta gli occhi di tigre di Delio Rossi non hanno ipnotizzato gli avversari, questa volta il pubblico non ha fatto la differenza, anche se gli 800 presenti al Rigamonti Ceppi sono stati fantastici. Il Foggia resta in Serie C mentre il Lecco si gode il sole della Serie B. Peccato perché gli ingredienti per la remontada c'erano tutti, una ferita molto simile a quella subita dal Bari e dai suoi tifosi, perché quando arrivi ad un passo dalla gloria ma il nastro lo staccano altri, fa davvero male. Tutto da rifare per la comitiva rossonera, che dovrà capire già come muoversi. Il primo step, ma questo è scontato per il club di Canonico, è l'iscrizione al campionato. Poi bisognerà risolvere il nodo direttore sportivo, perché ormai è chiaro da tempo che Pier Giuseppe Sapio non è più il direttore sportivo del Foggia. Il dirigente non è stato presente alla cavalcata playoff dei Satanelli e, diciamoci la verità, se non ci sei neanche nel giorno della finale vuol dire che sei fuori dal progetto, al centro del quale invece c'è Delio Rossi, anzi una figura esclude l'altra. Canonico sa che il ruolo del direttore sportivo nel calcio professionistico è importante, per cui a nostro avviso il primo tassello da riempire è proprio questo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, sarà importante avere la presenza del tecnico Rossi già dal ritiro precampionato e già dall'avvio del calciomercato, perché le stagioni partono dall'estate e i risultati si costruiscono dalle fondamenta.